alla fine se l'è portata a casa l'Inter. Allora, fino alla fine comunque il Brescia dava l'idea di poter acciuffare il pareggio, perché ho visto un Inter veramente in affanno. Ho guardato la partita a casa di un mio amico, interista, e sono appena tornato. Volevo anch'io comunque fare i complimenti agli interisti. La partita è finita 2-1 per l'Inter. Come ho detto, l'Inter l'ho vista veramente in affanno. Ma alla fine l'ha spuntata, credo, anzi senza credo, l'ha spuntata la squadra più forte. Complimenti agli interisti, che tra l'altro sono, vedo, numerosi fra i miei iscritti, quindi non potevo esimermi dal farvi le mie congratulazioni per la vittoria e per il passaggio in testa alla classifica, anche se ovviamente temporanea, come tutti sappiamo, la Juve deve ancora giocare. Ovviamente preferisco vedere in testa voi, nonché i gobbi di Torino. Detto questo, ringrazio anche gli ultimi iscritti. Vedo che insomma il mio canale piaciucchia, quindi andate avanti così. Potrei anche fare un commento così leggero sulla partita che secondo me è stata dai due volti, ecco, un primo tempo a favore dell'Inter, secondo tempo a favore del Brescia. Tra l'altro volevo aggiungere che il Brescia è una squadra che io amo molto, tra l'altro è una squadra gemellata col Milan, quindi un po' mi dispiace, ecco, che il Brescia abbia perso. E tra l'altro posso dire che non merita neanche la classifica che ha, perché vedendola giocare contro l'Inter, insomma, per me gioca bene. Poi ragazzi c'è sto Tonali che è veramente fantastico, Tonali è una roba, cioè vederlo giocare è proprio una soddisfazione per chi piace il calcio, è un calciatore eccezionale ovviamente. Dall'altra parte c'era Lukaku che non dico che ha risolto la partita, ma quasi. E Lautaro che ha trovato, insomma, il gol della domenica, anche se è martedì. niente, complimenti ancora a tutti i cugini. Io vi ribadisco i miei ringraziamenti a chi lascerà il like, a chi già si è iscritto e anche a chi si iscriverà. Quindi a tutti i milanisti e non, auguro una buonanotte. A presto!